Prima Fila Magazine. Oggi andiamo in provincia di Bologna al Teatro Biagi d'Antona a Castelmaggiore per la stagione di Agorà. Si riprende l'11 gennaio con lo spettacolo intitolato Shakespeareology con protagonista Woody Neri. Il testo è stato scritto da Daniele Villa, che è con noi. Daniele, ben trovato. Ciao, un saluto a tutti. Allora, raccontaci di Shakespeareology. È uno spettacolo in cui in scena è come se ci fosse Shakespeare? Sì, assolutamente, la simulazione, l'intenzione è quella. Praticamente è una sorta di intervista impossibile direttamente con William Shakespeare, interpretato da un attore che noi da tempo monitoravamo perché lo troviamo strepitoso, che è Woody Neri, che in qualche modo ha incarnato il bardo per noi. E ci sono le nostre, noi siamo una compagnia che si chiama Sotterraneo, siamo un collettivo composto da tre elementi, e ci sono le nostre voci off che in qualche modo intervistano Shakespeare, che però spesso, con l'abilità che lo contraddistingueva, ci ribalta contro le domande, e mentre subisce delle domande su di lui ce ne fa altrettante sul teatro contemporaneo. Cosa direbbe oggi Shakespeare del teatro contemporaneo? Beh, questa è una domanda alla quale non mi sento di rispondere, di rappresentare il buon William. Però sicuramente avrebbe, come dire, era un uomo del suo tempo, con tutte le contraddizioni e le complessità che questo implica, quindi penso che lo sarebbe anche oggi. Secondo alcuni studiosi oggi scriverebbe per i blockbuster hollywoodiani, ma li farebbe in modo da spiazzarci e sorprenderci comunque. Chissà. D'altra parte è innegabile che sia stato un genio della scrittura teatrale, della narrazione, ma oggi mancano le storie da racconto shakespeariano, o ci sono ancora da qualche parte? No, ci sono ancora. Shakespeare è dappertutto, in realtà. Diciamo che tuttora rappresenta una delle più grandi matrici di immaginario collettivo a cui attingere. Shakespeare affiora dai cartoni animati ai film d'azione, alle commedie, alle storie sentimentali. In qualche modo è come se ci fosse sempre una riattualizzazione di alcune linee narrative che lui aveva impostato e dalle quali ancora attingiamo, oltre a essere lui nell'immaginario proprio per le opere che ha scritto. Ed era un genio di tutto, era un genio da un punto di vista poetico, era un genio da un punto di vista narrativo, era un genio da un punto di vista del teatro, di cui era una sorta di regista ante litteram, ed era anche un genio del mestiere del teatrante, nel senso, una cosa che a noi affascinava molto e che cerchiamo di far emergere in questo dialogo che abbiamo con lui è proprio tutta una serie di intuizioni che lui aveva su come far funzionare una compagnia, su come far funzionare un teatro, sul rapporto col pubblico. Quindi era in qualche modo un maestro di teatro senza tempo eterno. Fammi qualche esempio più in particolare, almeno uno. Ma per esempio, a noi affascina moltissimo assumere il punto di vista della sua carriera, per cui come ha fondato una compagnia, come è passato da essere un drammaturgo che vendeva i suoi testi ad avere una compagnia fondata insieme ai suoi amici, Chamberlain's Men, che poi diventano i King's Men, compagnia di corte, costruiscono insieme il Globe Theatre. È sempre stato molto attento alla riuscita anche commerciale delle sue opere, mentre al tempo stesso però non rinunciava mai, come dire, a spostare il gusto del pubblico, a provocare il gusto del pubblico, ad ampliare gli orizzonti del pubblico, e quindi anche una ricerca artistica in senso stretto. Però questo era sempre coniugato con l'obiettivo di essere alto e popolare al tempo stesso. Il suo è un teatro dei più interclassisti con cui abbiamo mai avuto a che fare. Al Globe, a vedere le sue opere, andavano gli aristocratici e le persone del popolo, e nelle diverse stratificazioni che contraddistinguono le sue opere tutti trovavano qualcosa con cui relazionarsi. Quindi insomma è una grandezza che va oltre la penna e si allarga al teatro e a un'epoca intera, ed è tuttora per questo d'attualità. Ultima cosa, e qui andiamo sul, diciamo così, meccanismo dello spettacolo in Italia. Io ho l'impressione, spesso ne parlo con gli amici e colleghi, che in Italia ci sia un po' questa tendenza a considerare, in una certa parte, diciamo così, del teatro, a considerare quello che è pop, popolare, come di basso livello, mentre quello che è di nicchia è di alto livello. Direi che non era il caso di Shakespeare. Lui scriveva perché venisse tanto pubblico a vedere gli spettacoli, poi però era bravo a scrivere. Assolutamente sì, ma non solo, ma metteva cose che sapeva che avrebbero conquistato il gusto del pubblico, metteva delle allusioni sessuali, metteva le battute, calibrava i testi perché arrivati ad una certa, mettiamo che alcune opere duravano 3 ore se non di più, calibrava i modi per risollevare e risollecitare l'attenzione del pubblico durante lo spettacolo, calibrava i modi per coinvolgere la reazione del pubblico, per scatenare nel pubblico reazioni di tifo, di partecipazione rumorosa. Quindi era un uomo che scriveva per il pubblico, ma cercava di innalzare il discorso che offriva al pubblico, che a noi non interessa la distinzione tra alto e basso, a noi interessa la complessità, e più la complessità è trasversale,
più è accessibile a un più ampio numero di persone possibile, più il discorso, in qualche modo, più si riesce a cantare il proprio tempo, e quindi, come ha fatto Shakespeare, si permane anche nei tempi successivi. L'appuntamento con Shakespeareology della compagnia Sotterraneo, scritto da Daniele Villa e in scena V di Neri, è al Teatro Biagi d'Antona di Castelmaggiore sabato 11 gennaio alle ore 21. Daniele Villa, grazie per essere stato con noi. Grazie a te e ci vediamo a Castelmaggiore.